Buonasera a tutti, iniziamo il Consiglio Comunale, oggi è il 3 ottobre 2022, sono le ore 18, lascio la parola al segretario comunale. Galliremo. Presente. Antoni Tomni. Presente. Tani Cristina. Presente. Dini Sharon. Presente. Drana Cristian. Presente. Sigari Diego. Presente. Dini Marco. Presente. Rauti Marina. Presente. Fiori Michela. Assente giustificata. Cusini Matteo. Presente. Bormolini Giuseppe. Assente giustificato. Dini Lucio. Bormolini Nicolas. Presente. Benissimo, andiamo al primo punto all'ordine del giorno, lettura e approvazione verbali della seduta consigliare del 2 settembre 2022. Favorevoli? Tutti favorevoli, contrari? Nessuno, astenuti? Nessuno. Andiamo al punto 2, approvazione del bilancio consolidato esercizio 2021 del gruppo di amministrazione pubblica del Comune di Livigno. Lascio la parola al consigliere con delega al bilancio, Matteo Cusini. Sì, grazie Remo. Allora, visto l'articolo 11 del decreto legislativo 118-2011, che recita che gli enti, qui all'articolo 1,1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui era allegato 4.4. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, la relazione del collegio del revisore dei conti. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica, pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti di cui si applica il titolo 2. Visti i commi 1 e 2 dell'articolo 233 bis del decreto legislativo 267 del 2000 e seguenti, che recitano: il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011 118 e il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato 11 del decreto legislativo sempre 23 giugno 2011 118 e successive modificazioni. Entro il 30 settembre l'ente approva questo bilancio consolidato. Visto che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate e partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011 numero 118 e successive modificazioni, considerato che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate, e in particolare il bilancio consolidato deve consentire di sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione anche di natura contabile delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo. Deve attribuire all'amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società. Deve ottenere con visione, una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico. Visto che con deliberazione comunale la 48 del 29 settembre 2021 è stato approvato il bilancio consolidato al 31/12/2020, visto le deliberazioni del Consiglio Comunale 23 del 27 aprile 2022 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2021 esecutiva ai sensi di legge, vista la deliberazione della Giunta Comunale 108 del 1 luglio 2022 avente ad oggetto l'indicazione degli enti e delle società da includere nel gruppo Comune di Livigno e nel perimetro di consolidamento dell'esercizio 2021,
visti i bilanci delle società e degli enti da soggettare a consolidamento, ed in particolare l'azienda di promozione e sviluppo turistico di Rivigno SRL, la società per l'ecologia e l'ambiente SPA, Secam SPA, servizi ecologici ambientali SRL, consorzio BIM dello SPUL, consorzio forestale Alta Valtellina e consorzio BIM dell'ADDA. Visto l'allegato 4.4 del decreto legislativo 118/2011 riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato e richiamato il principio contabile 117 dell'organismo italiano di contabilità ad oggetto bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto, visto l'articolo 1 del decreto lettera D bis dell'articolo 239 del decreto legislativo 267/2000 che recita: l'organo di revisione svolge le seguenti funzioni, tra cui appunto la relazione sulla proposta di deliberazione di approvazione del bilancio consolidato, visto in particolare l'allegato schema di bilancio consolidato per l'articolo 2021 corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, approvato con deliberazione della giunta comunale numero 150 del 14 settembre 2022, si chiede appunto la delibera in relazione a quello che è il bilancio consolidato 2021 per quanto riguarda l'amministrazione pubblica del Comune di Rivigno. Grazie, grazie Matteo. Andiamo a votare il punto 2. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Tutti favorevoli. Proseguiamo col punto 3, variazione al bilancio. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Tutti favorevoli. Andiamo al punto 3, variazione al bilancio di previsione 2022-2024, illustra Matteo Cusini. Grazie Remo, anche in questo caso si procede a chiedere appunto la delibera, l'approvazione della variazione di bilancio al bilancio previsionale 2022-2024. In particolare, richiamate la deliberazione del Consiglio Comunale 14 del 4/4/2022 di approvazione del documento unico del DUP 2022-2024, la deliberazione del Consiglio Comunale numero 15 di approvazione del bilancio di previsione e successivamente variato con i seguenti atti: una deliberazione di giunta comunale, la 60 del 13/4/2022, avente ad oggetto il primo prelevamento dal fondo riserva. La deliberazione della giunta 88 del 25 maggio 2022 avente ad oggetto il secondo prelevamento dal fondo di riserva, la deliberazione del Consiglio Comunale la 34 del 1 luglio 2022 avente ad oggetto la variazione al bilancio di previsione 2022-2024, la deliberazione del Consiglio Comunale 42 del 29 luglio 2022 avente ad oggetto il bilancio di previsione 2022-2024 e gli allegati, verifica degli equilibri e assestamento di bilancio 2022-2024. La deliberazione della giunta comunale la 127 del 1 agosto 2022 avente ad oggetto il terzo prelevamento dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva di cassa. Vista la deliberazione 23 del 27 aprile 2022 relativa all'approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2021, dal quale si rileva un avanzo di amministrazione pari a 9.545.351,46. E chiamata in particolare la determinazione numero 430 del 23 giugno 2022 assunta dal responsabile del servizio finanziario e personale in forza dell'articolo 37 bis del decreto legislativo 21 del 2022 convertito con modificazione nella legge numero 51 2022 avente ad oggetto modifica della composizione del risultato di amministrazione del rendiconto della gestione 2021 a seguito della quale, fermo restando la consistenza complessiva dello stesso risultato, l'avanzo risulta così articolato. In particolare la totale della parte accantonata, il totale è di 3.315.409,11. Totale parte vincolata è 3.983.708,53. Totale della parte vincolata investimenti è 6.906,06. La parte disponibile è pari a 2.239.327,53. Fatto atto in particolare che ad oggi risulta applicato al bilancio 2022 un avanzo di amministrazione per 3.826.769,37, di cui 3.101.352,17 come parte vincolata e 6.906,07 come avanzo vincolato agli investimenti ed euro 718.511,13 come avanzo libero.
In particolare, atteso che in conseguenza di sopravvenute esigenze finanziarie il bilancio di previsione 2022-2024 non è più adeguato alla reale situazione di fatto e pertanto si presenta la necessità di modificare alcune previsioni procedendo alle conseguenti variazioni degli stanziamenti relativi ai titoli di entrata e di spesa, nonché di applicare parte dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2021 pari ad 1.135.432,21. 230.000 euro come parte vincolata e 1.005.432,21 come parte disponibile. In sostanza si è proceduto appunto a effettuare queste variazioni dove appunto ci sono variazioni in aumento come entrate per 429.732,80, variazioni in aumento come uscite 1.565.000 euro circa. La differenza appunto tra i due è l'applicazione dell'avanzo che è appunto pari a 1.135.432,21. Le voci più rilevanti ai fini delle entrate c'è un contributo per quanto riguarda il caro bollette pari a 66.556. È un contributo per quanto riguarda la cooperazione Interreg di 30.000 euro circa, una maggiore entrata per imposta sulla pubblicità pari a 25.000 euro, un aumento di 50.000 euro per quanto riguarda le sanzioni amministrative, un 25.000 euro come proventi da Parcomet. Come fondo compensazione dei prezzi, che è una partita di giro, 27.848,01, non è nient'altro che un adeguamento prezzo per le imprese. Poi c'è un fondo investimento per quanto riguarda il PNR digitale di 83.044, sono tutte delle entrate già destinate a spese uscite specifiche particolari. Per questo ci sono un fondo per investimento, estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali, entità digitale dell'Anagrafe Nazionale Digitale per 14.000 euro e l'estensione dell'utilizzo della piattaforma dell'app IO 17.150. Anche questi sono entrate già destinate ad uscire e già correlate appunto. Quanto riguarda le uscite, le variazioni delle uscite, quelle di maggiore entità sono: è stato un aumento di stanziamento di 35.000 euro per quanto riguarda il servizio smaltimento rifiuti, ci sono 40.000 euro di maggior stanziamento per quanto riguarda il combustibile per riscaldamento, 130.000 euro per l'energia elettrica, 30.000 più altri 90.000 euro. Si è adeguato quello che riguarda il previsionale relativo a quello che è Acqua Granda e per quanto riguarda gli interventi sul turismo, e in sostanza si era partiti con un previsionale più basso, poi visto quello che sono i diritti speciali eccetera, si è proceduto ad adeguarlo a quello che è, adeguarlo alla situazione attuale, in particolar modo con interventi per una maggiore destinazione di uscita di 413.000 euro circa per quanto riguarda 264.000 euro per altri interventi, per una maggior destinazione per il trasporto urbano di circa 25.000 euro, la realizzazione per il progetto Omni di circa 45.000 euro e un adeguamento di circa 130.000 euro per quanto riguarda l'arredo per la piscina, in particolare la differenza appunto tra le maggiori entrate e maggiori uscite è l'applicazione del l'avanzo. Massima, voci più grosse sono queste. Grazie Matteo, quindi una variazione importante, andiamo alla votazione, contrari, astenuti, favorevoli, tutti favorevoli, votiamo l'immediata eseguibilità, contrari, astenuti, favorevoli, tutti favorevoli. Andiamo al punto 4, costituzione di servitù di distanza. Si assenta il consigliere Nicolas. Costituzione di diritto di distanza a favore della realizzazione di serra bioclimatica annessa al fabbricato distinto dal foglio 59 mappale 232.
Premesso che la proprietaria del fabbricato, sito in località Tresenta, distinta dal mappale 59, foglio 59 mappale 232 e relative pertinenze, sui quali è stata presentata istanza per la realizzazione di una serra bioclimatica annessa all'abitazione esistente, con la funzione di raccogliere e conservare la luce e il calore, consentendo un risparmio energetico globale, che il predetto immobile è adiacente a quello di proprietà comunale distinto nel foglio 59 mappale 11. Visto la nota acclarata al protocollo 7685 del 22 marzo 2021 presentata dalla signora in qualità di proprietaria dell'immobile distinto dal foglio 59 mappale 232, intesa a ottenere costituzione di servizio a favore della realizzazione della sella bioclimatica ad una distanza di confini comunali pari a 3,63 anziché 5 metri come imposto dalle normative di zona rappresentato dalle planimetrie depositate agli atti. Quindi questa è una, sostanzialmente andiamo a dare una servitù a favore di questa distanza, quindi crediamo che sia importante anche qui, in ottica appunto del risparmio energetico globale, procedere con la costituzione di questo servitù di distanza. Andiamo alla votazione. Contrari, astenuti, favorevoli, tutti favorevoli. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Contrari, astenuti, favorevoli, tutti favorevoli. Puoi far rientrare il consigliere. Andiamo al punto 5. Costituzione servitù per passaggio a cavidotti interrati a servizio di fossa biologica su terreno di proprietà comunale identificato dal foglio 61 mappale 55 e vecchio tracciato stradale. Premesso che il Comune di Livigno è proprietario del terreno distinto dal foglio 61 particella 55 vecchio tracciato stradale, che la proprietaria del fabbricato sito in Stebline distinto col foglio 61 mappale 19 di tutte le relative pertinenze mappale 95, 96, 97, 98, 114 e 115 con una nota pervenuta in data 24 agosto 2022 protocollata al numero 23.875 ha chiesto la disponibilità di una porzione di terreno comunale sopramenzionato, quale puntualmente individuato dalla planimetria depositata agli atti per il mantenimento del conduttore interrate e la posa di una nuova fossa biologica con relative trincee di partimenti a valle del predetto fabbricato. Dare atto che a tal fine il Comune si rende disponibile a costituire idoneo servitù di passaggio sulla porzione di terreno di proprietà comunale facendo parte del maggior corpo del foglio 61 mappale 55 vecchio tracciato stradale per una superficie di circa 36 metri quadri, quale puntualmente individuata nella planimetria depositata agli atti previa stipula ad atto notarile di servitù tra le parti la determinazione dell'adeguato corrispettivo. Che la costituzione del servitù durerà 49 anni dal momento della sottoscrizione dell'atto notarile, che la costituzione di detta servitù, considerata la posizione, l'interramento e la dimensione, non preclude né limita l'utilizzo della destinazione del terreno. Quindi questo credo che sia importante, è un atto che riteniamo di portare avanti, quindi questa costituzione di un servitù per il passaggio dei cavidotti interrati e per la fossa, per una nuova fossa biologica. Andiamo alla votazione. Contrari, astenuti, favorevoli, tutti favorevoli. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Contrari, astenuti, favorevoli, tutti favorevoli. Si conclude adesso il Consiglio Comunale, questo è un mese importante in ottica della prevenzione, tutto il Consiglio Comunale è vestito in rosa, abbiamo anche il nostro Assessore alla Sanità che è in servizio, che ha lasciato la parola per illustrare tutte le iniziative del Comune di Livigno per questo importante mese. Parola all'Assessore alla Sanità Michela Iori. Sì, buonasera a tutti, grazie Remo, grazie a tutto il Consiglio. Sicuramente diciamo che il mese di ottobre è un mese fondamentale, un mese dedicato alla prevenzione, viene detto rosa, in quanto è il mese della prevenzione del tumore al seno. Ogni anno viene sottolineata l'importanza della prevenzione per quanto riguarda le patologie tumorali.
Abbiamo la LIG, che è la Lega Italiana per la Tumori, che è da circa 30 anni che si sta impegnando appunto a questo tipo di battaglia, anche perché chiaramente la prevenzione, specialmente negli ultimi anni, si è visto essere fondamentale per quanto riguarda proprio la prevenzione e quindi la battaglia contro le patologie tumorali. L'amministrazione comunale si è impegnata in campagna elettorale a sposare questa battaglia, specialmente per quel che riguarda sia il tumore alla tumoria, ma anche il tumore al colon. Tutte le patologie tumorali che possono venire combattute, specialmente per quanto riguarda le cure prevenzione. Prevenzione di tipo secondario unita alla prevenzione di tipo primario, quindi combattendo sia le cause dei fattori di rischio, ma anche con alcuni controlli che comportano comunque un impegno importante sia dalla parte pubblica che dalla parte comunque del sistema sanitario. E riescono anche da parte del 50% la mortalità di tumori. Dicevo, l'amministrazione comunale si è impegnata sia con SST che con ATS per cercare di portare proprio questa tipo di produzione attraverso giornate itineranti e quindi anche la possibilità di fare delle mammografie di pubblico. Ancora non so dove dati delle date perché stiamo organizzando perché è un progetto molto molto importante. Diciamo che per quanto riguarda il seno, due grandi fasce fondamentali dai 50 ai 74 anni, per cui ogni 2 anni già il seno domanda dei per eseguire mammografie gratuite e da qualche anno anche una fascia bassa d'età, quindi dai 45 ai 49 anni, qui viene consigliato di effettuare la mammografia dopo un anno. Stiamo cercando sempre con ADSST di portare questo tipo di funzione anche proprio direttamente al visimo, perché chiaramente è sempre molto facile recarsi negli ospedali della Valle per quello. Di pensa e concludo, voglio invitare tutti, come per il resto ha invitato anche noi dell'amministrazione del trasporto generale degli ATS, a questo punto per Rosa, unito per la produzione. Che durerà 4 ore con diverse tappe, una staffetta che attraverso un cosiddetto filo rosa unisce un po' tutta la nostra regione. Quindi io e l'amministrazione comunale di Livigno aspetta tutti i 13 ottobre alle ore 9 in piazza del comune per partecipare alla staffetta insieme. E, saluto tutti, grazie per l'attenzione e buona serata a tutti. Grazie a tutti i telespettatori, grazie alla dottoressa Michela Iori e buona serata a tutti.